Oggi è successa una cosa veramente grave e importante. Infatti Fedez ha perso una causa in tribunale non di poco conto, dato che aveva denunciato lui stesso la giornalista Daniela Martani per averlo insultato ai tempi del compleanno famoso al Carrefour, che ci fu lo scandalo perché sprecarono il cibo all'interno di questo supermercato per festeggiare, perché appunto questa giornalista si era espressa sui social, dicendo che lui e Chiara Ferragni erano due idioti, due palloni gonfiati che non hanno rispetto della vita delle persone. Ecco, la causa a quanto pare è stata vinta da questa giornalista, nonostante li abbia effettivamente offesi pesantemente in pubblico. Ora capirete perché, infatti vi lascio le stories di Fedez. Fatemi sapere con un commento qui sotto al video cosa ne pensate. Linea allo studio. Londra. Prima volta che vengo a Londra in vita mia e non avrò occasione di visitarla perché sto solo stanotte. Mi sono dimenticato cosa dovevo dire. Ho fatto delle stories, poi le ho cancellate perché ero in aeroporto, un po' di fretta, e ho detto, avevo paura di non essermi espresso nella maniera più comprensibile possibile. E allora ve lo spiego adesso cosa è successo oggi. Una cosa che riguarda me personalmente, ma che in realtà potrebbe toccare ognuno di voi. Cioè, in una delle tante purtroppo cause che ho, in una causa con una giornalista che più volte reiteratamente mi ha insultato, il PM in questo procedimento ha sostenuto che sì, gli insulti della giornalista sono diffamatori, ma che siccome sono stati fatti su internet non costituiscono reato. Cioè, cosa vuol dire? Che diffamare, calunniare le persone, se lo si fa nella vita reale, se lo si fa sui giornali, se lo si fa sulla televisione, ha un senso e vanno puniti. Secondo questo PM però, se lo si fa su internet non è reato, cioè nel senso, secondo questo PM da domani si potrebbe iniziare ad insultare, bullizzare, diffamare, calunniare chi si vuole, perché internet è una sorta di porto franco dove si possono sfogare gli istinti più bassi dell'essere umano. E fa più ridere che in questo momento, in parallelo, io sono sotto processo perché sono stato denunciato da una giornalista nonché biografa di Salvini per averle dato della giornalata su Twitter. Quindi sono stato insultato più volte da una giornalista e viene richiesta l'archiviazione, e in parallelo però in questo momento io sono sotto processo e sta andando avanti il processo per aver insultato una giornalista su Twitter. E dico che questa cosa potrebbe riguardare ognuno di voi, perché se mai dovesse essere emessa una sentenza di questo tipo, farebbe giurisprudenza. E cosa vuol dire? Che probabilmente da domani si potrebbe iniziare a insultare, diffamare, calunniare chi si vuole su internet. Per la prima volta nella mia vita ho anche i giornali che mi danno ragione, quindi è un evento storico.